Per i fedeli del Santuario della Madonna del Ponte, oggi è un giorno di prolungamento delle festività pasquali. Oggi giornata piena quindi per la tradizionale festa che si consuma tra le funzioni religiose e il picnic all'aperto tra il verde della pineta di Ponte Metauro, meteo permettendo naturalmente. Il santuario oggi è meta di pellegrinaggio di tanti parrocchiani e devoti, come fece nel 1399 Pandolfo Malatesta, partito da Rimini a piedi come ringraziamento per essere sopravvissuto alla peste, o più di recente Papa Wojtyla nel 1984, che la proclamò patrona dei marinai, incoronandola al di sopra di un pontone in prossimità della riva, in un giorno che tanti fanesi non scorderanno. Io sono di qui, quindi quanto posso ci vengo. È una festa che venite tutti gli anni. Sì. Cosa c'ha di speciale? Ritrovo, è una pineta, siamo cresciuti qui, quindi... La festa la sentite? Sì. Si sente, sì. Per forza la devo sentire. Io sto qua a 200 metri. Ecco, quindi insomma l'ha vissuta da sempre. Che giornata è questa? È particolare. Ci sono qua la Madonna, dentro il ponte. Particolare. Bella, bella. E lei è una frequentatrice, sì, tutti gli anni? Un'ex parrocchiana, sì. Sono cresciuta qua giù, sono andata a scuola qui, che erano scuole elementari queste, sì. E quindi insomma la sente anche se... Ci sentiamo, sì. Peccato la pioggia, vero? Sì, purtroppo. Però... Col tempo cattivo non ti fa nulla. Però comunque bisogna esserci. Sì, no, alla messa sempre. Alla messa sempre. Tutti gli anni? Tutti gli anni. Come tradizione proprio. La giornata scandita dalle messe ogni ora fino ad arrivare alla celebrazione del pomeriggio con il vescovo Trasarti è anche alternata dalle immancabili puntate alla pesca di beneficenza, ricchissima come ogni anno di tantissimi bei premi. Un giorno in cui si ripercorre anche la secolare storia della Chiesa, fondata nel XII secolo. Questo è il santuario più antico della diocesi, risale addirittura al 1200 e secondo la tradizione convalidata anche dai documenti fu lo stesso San Francesco che insediò qui una prima comunità di suoi fraticelli. Insomma, una giornata molto sentita da tutta la comunità, anche di chi magari non abita più qua ma viene proprio per questa occasione. Sì, ma io qui vedo venire non solo cittadini ma spesso vengono pullman addirittura da Rimini da altre parti perché fanno era gemellata addirittura con Ravenna e con Santa Maria Maggiore a Roma. Ecco, c'era persino anche con Costantinopoli c'erano legami. Tutto questo risulta dai documenti che la parrocchia ha a disposizione.